Salve ragazzi, bentornati qua su Zevid Within 2 per un nuovo episodio. Oggi andremo a conoscere, spero e credo, più in fondo questo gioco che mi sta attirando moltissimo già dai primi 20 minuti di gameplay, insomma. Allora, entriamo, immagino qui, no? Ci risiamo di nuovo, attraverso lo specchio. Ah, capitolo 2. Qualcosa non va. Mi sa che è nuovo? No, oppure no. Non lo so. Che c'è, Lily? La mia bambola si è rotta. Tranquilla. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Sebastian, cosa c'è? Stai bene? Ho una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile, bella, intelligente. Come potrei non stare bene? Vieni qui, Myra. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Sei sicuro di non esserti preso qualcosa? Allora, comunque È il posto giusto. volevo dire, questo titolo è molto più profondo del primo. Sembrerebbe molto più profondo, molto più introspettivo. Comunque Sebastian è cambiato tantissimo, davvero tanto. E beh, è quello che sto pensando io. C'è qualcosa qua dietro? Domanda. Ah. Ok, niente, come non detto. William Baker. Aia, mi sa che si incomincia, eh. Che bei quadri. Tutti molto felici. Poi questo soprattutto. Dei membri della squadra. Baker. Ah, William Baker, sì, appunto. Il caposquadra. Un proiettile. Dritto in testa. Quindi ormai è morto, cioè è perso dentro lo stemma, in poche parole. Cosa devo fare? L'ho già indagato. Vabbè, niente, basta, non devo fare più nient'altro.
Comunque è bello intrigante. Allora, mi sa che di qua si va dalla parte dove bisogna andare. Però c'era un'altra stanza. Ah, si può correre. Ah, ecco, mi sembrava fosse un po' lento. Tipo di qua. Vabbè, la stessa stanza alla fine. File, 1 di Certo. 40. Chiunque sia stato deve essersi divertito. Baker, il capo della squadra di ricerca. L'ho trovato sospeso nel tempo. Deve essere stata scattata dalla macchina fotografica accanto a lui, ma com'è possibile? Ma quella è una mano. Oddio. Qualcuno ha cercato di bloccare il passaggio. Domanda è come mai bloccare il passaggio? Stavo per dire paesaggio, ma dettagli. Comunque devo dire che graficamente si nota un passo avanti veramente quasi incredibile. Mi piace tantissimo come grafica, come art, come lato artistico del gioco. Oh santo Dio. Dov'è che suona? Scusate. Qua c'è una porta. Manuela Ruberto, penso che sia un'altra di quelle da trovare, immagino. Dove sta il telefono? Accovacciati. Questo sarebbe un altro file. Lettera formale. Ha candidato SV. Di solito SV vuol dire senza voto, però non penso che sia quello. Congratulazioni, ricercatore della verità. Grazie per aver sostenuto il nostro test spirituale. Siamo lieti di accompagnarti verso la conoscenza superiore. Presentati al centro Mu più vicino con questa lettera per passare dal rango di candidato a quello di discepolo Mu. Questa lettera ti dà diritto a partecipare alla prossima cerimonia di purificazione. Scritta a mano sul retro della busta, frottole tutte frottole. Buono. Di qua si può andare? Sì, oh cazzo. Ehi! Cazzo! Appunto. Ma che succede qui? Questa è una domanda molto bella e intelligente. Di qua non si può andare. Eh beh, l'unica è questa, eh. Sembra essere molto promettente questa strada. Quello chi è? Ah, quello che fa le foto. Cos'è stato? Ma sei un pirla però. Allora. Ok. È
quello chi cazzo era. Appunto. Basta, posso anche ok, posso anche salire, no? Allora. Cioè, come se... È come se fossero sospesi nel tempo. Non so come dirvelo. Non sono morti naturali. Ma perché non si può aprire questa? È mezza aperta. Vabbè. Devo trovare il modo di andarmene. Eh sì, assolutamente. Sempre se riusciamo ad andarcene da questo posto. Mi sono preso un colpo, raga. Allora. Devo farlo? Un altro file. Allora. Foto di un'altra vittima. La fotografia di un'altra vittima. È un'uniforme della Mobius. Ben illuminata e a fuoco. Sembra che sia stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sono tutte chiuse le porte. Ma che davvero? Beh, potevo anche non andare allora, no? Allora, poi c'è quest'altro di qua che... C'è qualcosa di qua? No, non c'è nulla. E... bene. Cosa cazzo è? Perché non posso... Ah. Perché non posso andarci? Grazie al cazzo. C'era un motivo se non potevo andarci. Non c'era più il pavimento. Genio. Vabbè, spettacolare. Una testa. Wow. Chi è? Mamma mia. Fortuna che questo non faceva paura. C'ho un'ansia, ragazzi, che non avete idea. Poi vabbè, che io nei giochi horror sono abbastanza facilmente impressionabile. Nei film no. Ma i giochi sì. Tipo i film non mi fanno mai paura, mentre i giochi già un po' più mi fanno abbastanza... Non, cioè, non quella paura di dire oddio muoio, però... Quell'ansia, insomma. E dai. Ancora lui. Nel primo c'era Ruvik, nel secondo c'è questo qui. C'è sempre qualche rompipalle. Andiamo a vedere un attimo. Mamma mia. Comunque questa ambientazione è qualcosa di spettacolare. Fatemelo dire.
ma non posso far niente. Praticamente. Non so perché questo secondo capitolo mi sta prendendo molto di più. Forse anche per un fattore grafico e tecnico un po' più migliorato, che era quello che speravo. Perché prima era veramente molto, come dire, pesante nei movimenti, in tutto. Mentre questo è già un pochino più accessibile a tutti, nel senso più un pochino migliorato, ecco. Oddio santissimo. Che ansia ragazzi, che ansia. Questa è da screen, cioè è bellissima sta cosa, sta foto è bellissima. Che è successo? Perché si muovono? C'è una fotocamera. Ma che cazzo sta succedendo? Meraviglioso, ragazzi, comunque. Sapevo io, lo sapevo. Ragazzi, io direi di fermarmi qua al momento e vi darei appuntamento per domani con un nuovo episodio di questo gioco che mi sta veramente facendo innamorare. Bellissimo, veramente bellissimo. A domani. Ciao ragazzi.